Quindi noi siamo, dobbiamo essere prima di dover avere un'aggressione da parte della natura che ci vuole risvegliare e ci dire guarda che non sei così, e cerchiamo di esserlo subito, evitiamo di avere dei problemi. Una volta parlavo con qualcuno, diceva ma le piccole scelte che noi stiamo facendo possono aiutarci a evitare le grosse scelte, grossi dolori. Piccole cose che noi cerchiamo di evitare, di conoscere di noi stessi, evitiamo poi di falsificare troppo, tanto che poi una cristallizzazione grossa ha bisogno di un grosso dolore per riuscire a rompersi. Ed è importante, questo è uno degli insegnamenti fondamentali anche che ci dà Claudio, che purtroppo è una delle entità che ci parla del conoscere noi stessi. Ed è l'aspetto parallelo a quello della filosofia del cerchio. Per una parte c'è una filosofia in cui ci insegna la realtà è così, e l'evoluzione segue una certa dirittura, ha certi meccanismi. Dall'altra c'è Claudio che ci dice, in questa realtà in evoluzione, voi siete un meccanismo che deve rappresentarla con tutta la sincerità possibile. Ecco che ci richiede sincerità, conoscere noi stessi, che non è una conoscenza psicologica o psicoanalitica.